Il presidente della FIFA dice che in Italia gli stadi sono peggio del Gabon. Abbassate il microfono, per favore. Grazie. Come risponde? Innanzitutto sono due cose molto diverse. Cioè, qui parliamo di un'impiantistica legata a un bando che si chiama Sport e Periferie, insomma, il cui titolo rende bene l'idea di che tipo di impiantistica stiamo parlando. Presidente Infantino, tra l'altro ho visto a Roma durante questi tre giorni di comitato della FIFA, ha perfettamente ragione, però se voi andate a vedere da 5 anni io ho una specie di mantra, di patologia nel battere sempre su questo tasto, che penso che non si possano sviluppare progetti sportivi di livello se non c'è un'impiantistica sportiva adeguata. Questo vale su tutti gli sport, in modo particolare il caso più eclatante è quello del calcio. Noi abbiamo una generazione di stadi, salvo 3-4 situazioni che ben conoscete, Torino, Udine, l'Olimpio di Roma, Sassuolo su Reggio Emilia, che onestamente sono datati ed è forse la causa maggiore per cui molte società non riescono a crescere con i ricavi, non riescono a essere competitivi, ma soprattutto poi è difficile ottenere anche sotto profilo visivo, di diritti televisivi, uno spettacolo all'altezza delle aspettative. E per cui penso che la strada, non ne vedo altre, è quella di cercare di candidarsi per l'europeo del 2028, perché a quel punto Genova c'è un suo percorso, diciamo, come ho sentito il sindaco, ma conosco bene la storia, autonomo, però Verona, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, sono tutti posti dove onestamente mi sembra indispensabile intervenire. Se ognuno va per conto proprio, come sta succedendo qui a Genova o a Roma, a Firenze, a Bologna, sì, ci si arriverà, però mi sembra che è una via crucis, è un calvario per le note vicende che caratterizzano il nostro paese rispetto agli altri per realizzare nuovi impianti. Questa è la sintesi del discorso. Questo invece, questa giornata oggi, insomma, qui non parliamo di Milan-Inter, di Sampdoria-Genoa, ma parliamo del Campo Morone, della Bozzanetese, di una scuola di sport legata, scuola calcio legata a Genova. È bello perché c'è anche un discorso che ho visto e non lo sapevo, ha come protagonista una scuola primaria di secondo grado, e fino a quando uno non arriva qui non si rende conto dove è incastrato questo campo, veramente sembra un mezzo miracolo, soprattutto quando alzi gli occhi vedi questa edilizia popolare, per cui ti rendi conto quanto questo campo sia oggettivamente il simbolo di una cosa bella. Io sono molto felice e molto orgoglioso, mi scuso che lo scorso mese non sono riuscito a venire, ma c'era la neve, e perché il merito non è mio, il merito è di architetto Rentini, dell'ingegnere Ludovici, dell'ingegner Curi, che sono la squadra di sport e periferie. Noi fino adesso non abbiamo sbagliato un colpo, loro non l'hanno sbagliato, non abbiamo avuto ricorso, i fondi sono sempre stati utilizzati in un modo corretto, in questo caso addirittura sono stati risparmiati rispetto al bando iniziale e vengono ripartiti con le società che gestiscono l'impianto, e mi sono fatto dare la lista di quello che sono i prossimi interventi a Celle Ligure, un polivalente, a Cencio, Calcio, Cogorno, a Mele e a Sesti Levante, qui ovviamente è coinvolta anche la regione per intero, in particolare un paio di impianti nella provincia di Savona, più quelli che abbiamo già realizzato a Imperia, a Chiavri, la stessa Savona qui a Genova. Cioè, credo che onestamente c'è una professionalità che viene riconosciuta e le cose le fanno con molta serietà, solo questo. Presidente, ha visto lo scandalo doping nello sci? Sì, incredibile, no, una cosa, devo dire, scioccante, traumatizzante. Quando ieri l'ufficio stampa, non mi ricordo se le 7, le 8, mi è entrato in ufficio e l'ha raccontato, sono rimasto senza parole, perché poi c'è un percorso che ci riporta indietro nella memoria al 2006 a Torino, quindi
13 anni fa, peraltro coinvolgendo anche lì la squadra austriaca, mi dispiace dirlo, però è così, anche atleti di livello del Kazakistan, della Lituania, ma poi durante i mondiali nell'albergo, cioè uno rimane basito, con un medico che era già stato messo all'indice, ma voi sapete che su questo l'Italia proprio, nessuno ci può proprio dire nulla, perché siamo diventati più realisti del re, siamo diventati un modello, qualcuno dice anche esagerato, e poi nella vita puoi sempre avere un'eccezione che magari inficia tutto un percorso, un progetto. Certo, sono quelle cose che non sai se essere più demoralizzato per lo schifo della vicenda o più contento che c'è un'indagine che porta a scoprirlo, il famoso discorso delle guardie dei ladri, insomma. A proposito di progetto, a che punto è la sua riforma dello sport? No, allora, la mia riforma no, forse una domanda è affettuosa ma è provocatoria, no, non è una mia riforma, sapete benissimo che non ho mai considerata tale, c'è una legge, io sono un funzionario pubblico, come tutti i cittadini dobbiamo adeguarci a questa lettera, restando che la mia opinione in merito la conoscete, è pubblica, da una parte devi dialogare, confrontarti, cercare di costruire al meglio un percorso futuro sul perimetro, sui fondi, però insomma non è una cosa che il mondo dello sport che rappresento ha considerato una cosa giusta. La scelta di giocare il derby di sera è una responsabilità verso i tifosi? Ma guardi, le devo dire la verità, qui se vogliamo crescere culturalmente, se ancora abbiamo delle limitazioni a che ora giochi o a che ora non puoi giocare delle partite considerate a rischio, non andiamo da nessuna parte. Stiamo parlando di fare gli stadi nuovi, certo un'impiantistica di nuova generazione aiuta anche sotto un profilo della sicurezza, dei controlli, vabbè, è evidente, tecnologie, telecamere, logistica degli spazi nelle vicinanze, nelle promiscuità dello stadio, perché poi se voi andate a guardare la casistica degli ultimi anni è chiarissima, cioè praticamente siamo arrivati a quasi niente all'interno dell'impianto, mentre fuori sono successi fatti che ben voi conoscete, e quindi secondo me si deve arrivare urgentemente, spero diciamo da adesso, a non avere più queste limitazioni, perché poi sempre se lo devo sottolineare, in quel momento ero commissario della Lega di A, si è fatto tanto per cercare di massimizzare i diritti televisivi che poi sono quelli che ti consentono alle squadre di essere più competitive, cioè di fare una rosa migliore, di fare un campionato migliore, possibilmente anche nelle coppe europee ai vari livelli. I diritti televisivi, se tu chi ha la partita, in questo caso una multinazionale che ha l'impegno di giocare la partita di cartello la sera alle 8:30 e tu gliela sposti 3 giorni prima, gliela fai giocare alle 3 o alle 6, che credo che normalmente, soprattutto di sabato, molte persone o stanno in famiglia o lavorano, lo devo dire con franchezza, non è né giusto ma non è neanche corretto. Ma questa è tutta una partita all'interno del mondo del calcio, io ho sempre espresso totale favore nei confronti del VAR, mi sembra che i casi ce ne sono sempre meno, ma quelli che ci sono fanno molto discutere, però insomma, se io sono un appassionato di statistiche, se andate a vedere, pensatevi quanti episodi non sarebbero stati evidenziati o sarebbero stati ingiustamente fischiati senza il VAR. Poi è chiaro che ci sono alcuni che, malgrado il VAR, sappiamo bene la polemica. L'obiettivo è quello di arrivare in un mondo perfetto, non so mai se ci si arriverà, in cui teoricamente fai un percorso netto, fai tutto un campionato in cui sul VAR nessuno ha niente da dire. Però ricordatevi sempre che allo schermo un occhio umano ci deve stare, al di là delle regole del gioco. Ha detto degli europei per le Olimpiadi invernali invece? No. Io parto domani mattina per Bangkok e da Malpensa, ci abbiamo un'assemblea dei comitati olimpici asiatici, dove ci sono molti miei colleghi del CIO, andiamo, io dico, a presidiare il territorio, perché la segretario generale è un'amica, una collega, che è Gunilla, che
è svedese. Ci stiamo avvicinando, siamo di fatto a 3 mesi dalla votazione, che sarà il 24 giugno a Losanna. Una partita aperta, l'ho detto con grande franchezza, io penso che siamo molto competitivi, ma sarebbe una pazzia sottovalutare l'avversario. Io vediamo. Presidente, cosa pensa dei possibili mondiali a 48 squadre? Ma sentite ragazzi, c'è tutta un'evoluzione nel mondo, il calcio ovviamente domina la scena dell'opinione pubblica, che ha sostanzialmente una priorità o un obiettivo, cioè quello di aprire il più possibile a più nazioni la possibilità di partecipare a una competizione mondiale. Questo succede, scusate se lo dico, ad esempio alla pallacanestro, ci siamo qualificati venerdì scorso a Varese vincendo con l'Ungheria, c'è un mondiale che ha più squadre partecipanti, stesse cose succedono nelle altre competizioni di squadra. Il calcio, essendo in assoluto il più globalizzato, è il primo che mette questa fiche lì sopra, forse anche dovuto al fatto che ci sono dei continenti, vedi l'Europa, dove in assoluto c'è il livello più alto, ne sappiamo qualche cosa col discorso famoso dello spareggio alla Svezia, che si rimane fuori. Sono scelte di politica internazionale che riguardano all'interno degli organismi, in questo caso la FIFA. Se il Presidente del Comitato Olimpico o il membro del CIO incomincia a dire giusto o giusto, qui non si finisce più. Grazie. 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 Grazie.